Grazie, buonasera a tutti. Non posso che concludere questa campagna elettorale così come l'abbiamo iniziata, ricordando a tutti voi l'importanza di dare alla nostra comunità continuità, una continuità che si muove sulla scia dello sviluppo continuo e costante, che si migliora e che ingloba al suo interno nuove forze e nuove energie. Ci vogliono le persone giuste al posto giusto e questa lista ce l'ha. Noi saremo i vostri rappresentanti, i vostri delegati, dovremmo dare voce poi alla vostra volontà. È questo che intendiamo per partecipazione. Una partecipazione unita alla trasparenza che vi darà modo di informarvi su tutte le iniziative che porremo in essere sulla nostra bellissima Guardavalle. Perché a me, mentre riflettevo sul discorso che ho rifatto stasera, mi veniva in mente Gramsci su questo argomento, che dice proprio che l'indifferenza è il peso morto della storia. La partecipazione è fondamentale. L'indifferenza opera potentemente nella storia. Ciò che avviene non avviene tanto perché alcuni vogliono che avvenga, quanto perché la massa degli uomini abdica alla sua volontà, lascia fare. La fatalità che sembra dimorare la storia non è altro che apparenza illusoria di questa indifferenza. Quindi la partecipazione di tutti noi sarà il risultato poi di quello che verrà. Il mio contributo si configura in un momento anche di uno scenario politico nazionale che a me sinceramente piace e mi ha incoraggiato a dare il mio contributo e mettere a disposizione di tutti le mie competenze, la mia professionalità e la mia persona in generale. E questo ci incoraggia veramente a sperare che le cose stanno cambiando e ci stiamo piano piano riappropriando della possibilità di partecipare attivamente e di essere artefici del nostro destino. Quindi vi invito a fare la scelta più giusta per voi, tenendo in considerazione tutto quello che è stato detto e che è stato anche dimostrato. Votate la lista numero 2, trasparenza e partecipazione. Grazie. Grazie Silvia, tocca alla Melina Chiera. Buonasera a tutti, grazie per essere qui anche stasera abbastanza numerosi. Carissimi, dei discorsi in tutti questi giorni ne avete sentiti tantissimi, specialmente in quest'ultima settimana. Io stasera vorrei dirvi che sicuramente noi, io e gli altri candidati, ci siamo presi e abbiamo assunto una responsabilità grandissima, che è il bene del nostro paese. Ma sappiate che anche voi, cittadini elettori, vi dovete vestire e avete questa responsabilità, perché sarete voi quelli che andrete a votare, sarete voi quelli che dovrete decidere il futuro di questo paese. E io di tutti questi discorsi, di tutte queste serate, vorrei che riecheggiasse, come diceva poco fa Silvia, l'altra candidata, una sola parola: continuità. Continuità prima di tutto per le imprese che sembravano irrealizzabili e che questa amministrazione ha fatto. E mi ripeto, il dissesto, la raccolta differenziata. E continuità per tutti quei progetti che ancora dovranno vedere la luce, ma che ci sono già, che sono stati presentati. Mi riferisco ad esempio al cavalcavia con il prolungamento del lungomare. È stato ideato, è stato tanto lavorato da questa amministrazione. Penso che sia questa l'amministrazione che dovrà realizzarlo, perché altrimenti io non so che fine potrà fare questo progetto. E non soltanto questo, ma l'anfiteatro, l'auditorium, la palestra, tutti i progetti che ancora devono vedere la luce. Penso che sia giusto che sia questa amministrazione a realizzarli e nessun altro. Anche perché ricominciare da capo questo paese non se lo può permettere. È iniziato un percorso di rinascita,
di sviluppo economico, sociale, solidale, non dobbiamo fermarlo, e questo, cari cittadini, dipende da voi, e fate sì che questo vostro voto possa contare davvero ed essere un voto importante, un voto libero da tutto, un voto che possa far vincere la nostra lista, perché la vittoria della nostra lista è la vittoria di tutti voi cittadini, non soltanto di qualcuno. Per realizzare tutto ciò serve un garante, e noi ce l'abbiamo questo garante, con la sua competenza, con la sua professionalità, con la sua onestà, con la sua correttezza. E il nostro garante è il candidato a sindaco Pino Ussia. E dovrà essere ancora lui il nostro unico candidato a sindaco che dovrà vincere queste elezioni. Vorrei dire tante cose, ma i minuti sono minimi. Posso forse ancora continuare? Okay. Voglio ancora dirvi, fate sì che il vostro voto, mi sono emozionata. Brava, pensavo di dovermi fermare, quindi mi sono un po'... aggiungo, fate vincere la squadra migliore, e la squadra migliore siamo noi, anche perché non c'è un'altra squadra in campo, l'unico gruppo reale siamo noi. E il 10 giugno, cari cittadini, andate e date il vostro voto a questa squadra, perché sarà la vittoria del Paese, la vittoria di tutti. È l'unico modo per poter realizzare tutto ciò di cui abbiamo parlato. Non fermateci, non fermate questo sviluppo. In questo momento sarebbe deleterio per il nostro Paese. Dovete credere in noi, come noi abbiamo fiducia che voi ci darete risposta. Il 10 giugno il candidato a sindaco che vincerà le elezioni sarà Pino Ussia, e voi ne sarete tutti orgogliosi e felici. Grazie Melina, tocca a Francesco Menniti. Buonasera, care amiche, cari amici, cari concittadine, cari concittadini. Stasera dal balcone ho assistito per l'ennesima volta a un comizio che si ripete da 10, 20, 30 anni, sempre con gli stessi fogli in mano e sempre con le stesse cose da dire. Io non mi sento di essere un professore a fare gli discorsi degli altri, però insomma, qualcosina bisogna pure cambiarla. Bene. Dicevo, questa sera siete in tanti, anche perché sono stati questi due comizi che si sono succeduti, e vi ringrazio di essere qui a condividere, ad ascoltare a quelle che sono sia le nostre proposte, i nostri propositi e anche le nostre speranze. Ho scelto di partecipare, come ha bene detto il sindaco, il fatto che ci siamo divisi i compiti dell'intervento, ho scelto di partecipare in questa piazza. L'ha ricordato pure il consigliere Purri prima perché ho scelto di partecipare a questa piazza, ma ve lo dico perché considero questa piazza frutto di un successo amministrativo anche mio e soprattutto nostro. Oltretutto ho tenuto con a capo il dottore Tedesco, che io l'altra sera ho menzionato e lui stasera ha detto invece che non ho fatto il suo nome, chi gli ha riferito male, ci sono le registrazioni. Un lavoro ottenuto da una squadra coesa, da un'amministrazione che datava 97-2001 e che anche in quel caso c'era a guidare sia il partito ma anche a darcela manforte in questo l'avvocato Mosca, perché è giusto citarlo come l'ha fatto il dottore Tedesco, non è che solo un'esclusiva sua. Dicevo, la piazza voluta è votata solo da noi. Purri ha elencato ed ha fatto vedere le delibere, ce l'ho anche io le delibere, se volete ve ne faccio una copia. Le delibere parlano chiaro, cioè, non è che lui lo dice, se volete leggere sono qua, ma ve le dico anche io, non è vero che hanno votato a favore, si sono astenuti, chiariamo, si sono astenuti. Quelli che hanno votato a favore sono Antonio Tedesco, Alfredo Lancellotto, Giuseppe Mantopone, Angelo Mosca, Giuseppe Ussia, Pasquale Samà, Francesco Polite e Francesco Menniti. Gli altri si sono astenuti e hanno votato contrario all'interno della commissione edilizia. Tanto per chiarezza.
Ma la cosa che è brutta oggi è che ancora rigettano questo nostro successo, che poi è un successo di tutta la cittadinanza. Perché lo rigettano? Perché hanno poca considerazione nei riguardi del candidato a sindaco loro. Perché continuatamente, anche sui manifesti avete visto, non la chiamano Piazza De André, la chiamano Piazza XCP. Non gli portano neanche il rispetto dovuto a colui che ha voluto fortemente questa piazza e che ha voluto fortemente anche la denominazione di questa piazza. E purtroppo devo constatare che stasera il dottor Tedesco ha dato il merito di aver ottenuto questa piazza ai tre candidati della minoranza. Cioè, vi sembra una cosa plausibile questa? Che la piazza è stata ottenuta perché è stato il merito dei tre candidati della minoranza, che io non ricito, che ha detto lui. Cioè ha citato i tre candidati della minoranza, qualcun altro, a noi non c'eravamo in quella maggioranza. La realtà è un'altra, e la sapete qual è. C'è un clima, dico, di gioia, di festa, perché tra di noi poi alla fine resteremo amici, resteremo tranquillamente a scanzonare, senza avere problemi di, come diceva giustamente il dottor Tedesco, di perdere l'amicizia. Però vanno chiarite alcune cose. In questa allegria, dico, c'è una campagna elettorale che abbiamo vissuto tutti da protagonisti. Siamo tutti consapevoli di essere davanti a un passaggio politico storico molto importante di quella valle. E io stesso ne sento la responsabilità di questo momento, anche nella misura delle parole che ho scelto per parlare, con il cuore e con la mente, attenendomi, come fatto tutte le sere, alla storia e ai fatti amministrativi. Io non mi invento niente. Inizio dicendo che io sono un infermiere. Lo sono per classe, per categoria, per condizione, per grado. Sono orgogliosamente infermiere. Non mi interessa appartenere alla casta o a qualche casta. Poi c'è quel detto che diceva sempre Totò, tra uomini e caporali, no? Preferisco essere caporale. Perché se gli uomini sono rappresentati da questi signori che si considerano tali e con altezzosità descrivono le persone per grado sociale, io voglio essere caporale tutta la vita. No, basta così, grazie. La nostra squadra è composta da 13 infermieri, persone tutte pronte a farsi carico del comune di Guardavalle, con onestà, responsabilità e trasparenza al servizio del cittadino. Noi non vogliamo chiudere stasera la campagna elettorale perché pensiamo che bisogna parlare con la gente fino all'ultimo momento, certamente rispettando le regole, e far capire che necessita la continuità per questo sindaco, che ha dimostrato di avere le qualità per poterlo fare il sindaco, e da questa compagine che ora si è allargata a tante altre esperienze. C'è competenza e conoscenza profonda delle problematiche del nostro territorio e di chi lo vive tutti i giorni. Tutti, dicevo, fin da subito, anche Aurelio Fraietta, che prima è stato chiamato in causa, e quindi tutti gli uomini del PD, e vi prego, se potete, siccome ha detto che è solo lui, vi prego, o alzate la mano o alzatevelo in piedi, quelli che avete partecipato a questa campagna elettorale come PD, potete farlo tranquillamente, alzare la mano, non sono problemi. Perché il dottore Tedesco è convinto che rimane solo Aurelio. Non è così. La squadra è molto coesa, più coesa di prima. Dicevo, tutti fin da subito, lavorando alla composizione della lista per rappresentare bene questo progetto, sono stati determinati ad estendere l'invito a persone serie, corrette, lontane da logiche di scambio, a cui ci opponiamo con grande determinazione. E chiedo anche a voi, umilmente, di opporvi a questa logica dello scambio, a chi viene ad elemosinarvi o ad estorcervi il voto con la classica frase: uno, almeno uno, siete quattro, almeno uno. Questo è estorcere il voto, elemosinare il voto, uno, almeno uno, anche io conto, anche io ti potrei essere utile. Queste sono le frasi tipiche che vengono ripetute nelle nostre case. Non fatevi ingannare neanche di chi in malafede sta dicendo in giro che si può fare il voto disgiunto. Non esiste il voto disgiunto. O votate da una parte o votate dall'altra. Siate liberi, liberi di giudicare e valutare la proposta, i propositi e le speranze. Totò Curri
non ci è andato bene, ci è andato bene per 40 anni Toto Tedesco e ora non ci va bene, e a te è andato bene in questi 40 anni? Non mi risulta. Né a te ed è ai tuoi compagni di viaggio. Nei loro proclami di questi giorni i nostri avversari hanno sempre centrato l'obiettivo al presente, parlando al presente, ritenendo inutile il passato, superfluo il futuro. Noi invece abbiamo ben presente la linea temporale, il presente sta tra il passato e il futuro. Ecco perché viviamo con molta serenità questa campagna elettorale, non come dice il dottore Tedesco che siamo nervosi perché sui social mettiamo le figurine. Beh, noi ne siamo capaci a farlo, abbiamo anche i contenuti per poterlo fare, abbiamo gli elementi per poterlo fare. Voi dovete inventarle per mettere le figurine all'interno del social. Durante questa campagna elettorale, partecipando a molti incontri con donne, con uomini, con giovani, abbiamo avvertito, come dire, il crescere di domande severe. Non è che noi ci siamo tirati dietro a questa responsabilità, siamo andati incontro alla gente, ci abbiamo messo la faccia, abbiamo sentito anche le lamentele e di conseguenza le abbiamo discusse con la gente, le lamentele. Invece dall'altra parte, lasciatemelo dire, c'è stata una vera ipocrisia che ha fatto il pieno di bugie e, ripeto stasera, incoerenze. Ma una ragione a questo c'è. Loro vogliono nascondere il passato e le loro responsabilità di governo avute in prima persona in questi ultimi 40 anni. Perché dove erano loro in questi ultimi 40 anni? Non possono tirarsi fuori e scaricare le colpe sempre agli altri, far passare nella gente che questa è una nuova fase, che è un nuovo progetto, pur mantenendo gli stessi uomini, loro, pur mantenendo gli stessi uomini, dicono che è un nuovo progetto, con la variante eccezionale del candidato a sindaco naturalmente. Giustificando il tutto con la tematica di dominio popolare, sapete quella tematica che porta in giro? La coesione sociale, belle parole. Caro dottore Tedesco, io ho imparato a fare politica seguendo anche i tuoi insegnamenti, prendendo da te, in questi lunghi anni passati insieme, quello con che ho considerato buono. E quindi stasera io espongo le mie analisi basate sulla verità del mio pensiero. Non averne a male, sono molto sincero. Hai cercato in questi giorni, specialmente negli ultimi periodi, con comunicati e interviste, di spiegare la tua transazione. È stato, a mio avviso, un inutile arrampicarsi sugli specchi. Anche stasera ci hai provato a spiegare perché hai fatto questa transazione. Noi e tu sappiamo la verità. In questo tuo ambizioso progetto non ti sei portato nessuno e non ti ha seguito nessuno. Ti trovi ad essere giustificato e difesi da quelli, come stasera l'ha giustificato Toto Burri, da quello che ha considerato da sempre i tuoi avversari. Alla base della nascita del tuo progetto, Civiltà Politica, hai annunciato le motivazioni che poi hai ribadito in seguito, cioè attivare un percorso con l'obiettivo di unire, di pacificare, di creare coesione, fiducia, armonia sociale, che belle parole. Poi stasera hai fatto anche un riferimento, non me ne voglia nessuno, anche io lo ricordo con affetto, a Cenzo Tedesco. Hai fatto riferimento a Cenzo Tedesco sperando e pensando che impietosisci la gente. Non si fa così. Cenzo Tedesco è vero che aveva un disegno in testa e ci sono testimoni oculari che lo possono dimostrare. Aveva un bel disegno in testa, naturalmente, che lui credeva, che era quello, come dire, di fare un'alleanza, auspicava un'alleanza tra il PD e Forza Italia, escludendo categoricamente Toto Burri. Questo era il disegno di Cenzo Tedesco. Tu devi dire la verità, non dire falsità. Espongo, dicevo, questa mia analisi appunto con molta sincerità. Un'armonia e serenità sociale, dice il dottore Tedesco nei suoi passaggi, fatta passare questa armonia e serenità sociale dalla pace fatta tra lui e il suo storico avversario, l'avversario di sempre, l'esponente maggiore del centrodestra. Fa piacere naturalmente che due si rifacciano amici o due si riappacificano, si stracciano le denunce, che sotterrano i rancori. Bello, è una cosa bella questa. Ma se ci sono i buoni propositi, ma è vera sta storia o c'è qualcos'altro sotto? E quanto durerà questa pace? Sarà una tregua di convenienza più che una pace? Comunque, io non credo che basti per avere, come dire, la coerenza sociale, la,
la serenità sociale, l'armonia, basta che ci sia la pace tra voi due e basta. Perché non credo che voi siate i personaggi principali di questo paese. Credo che invece c'è da fare la pace sociale, la tranquillità sociale, all'estenderla a tutto il paese. E il punto per questo, caro dottore Tedesco, la bilancia dell'armonia sociale comincia a pesare da un'altra parte. Si è appesantita dall'altro versante, cioè da questo versante, perché hai creato tanti conflitti, l'hai dimostrato anche stasera, chiamando in causa uno per confermare una tua bugia. Per una pace supposta, alla fine ti sei procurato 40-50 crepe che si sono aperte. Sai che ti dico? Non sei riuscito nel tuo intento. E scusami, perché tu prima hai fatto un riferimento a una citazione, te la voglio fare anch'io una citazione. Il narcisista, il suo bisogno degli altri è profondo per il narcisista, ma il suo amore per loro è superficiale. Questa è di Mac William, non è mia. Loro non sanno che sei pure un estimatore di Alberto Sordi e che uno dei tuoi film preferiti è Il Marchese del Grillo, esattamente la battuta quando dice: io so io, voi non siete un bip. Hai presentato la tua lista come una vera lista civica, con un'ampia coalizione in cui hanno trovato posto personalità con percorsi ideali politici differenti. Ometti però di dire, sempre, lo stai omettendo tutte le sere, di dire che sono solo organici ai partiti del centrodestra. Questo non l'hai mai detto. Anzi, stasera hai cercato pure di arrampicarti dicendo che c'è qualcuno di centrosinistra all'interno. No, ci sei solo tu che sei considerato uomo di sinistra. Ci sono candidati che coprono incarici e incarichi da dirigenti di partito, ma non dirigenti dell'ultima ora, sono dirigenti della passata ora, di Forza Italia, di Fratelli d'Italia, dell'UDC e poi anche esponenti dell'estrema destra, dove sui social inneggiano alla decima Mass e alle croci celtiche. Ci appelliamo a te, Toto Tedesco, in quanto uomo di sinistra, come tu ti definisci, in caso di improbabile vittoria, di risparmiarci dall'olio di ricino e dai manganelli delle ronde che gireranno nelle serate, che sfileranno al grido di Eia, Eia, Ayala. Noi ci presentiamo per quelli che siamo, non rinneghiamo la nostra storia, i nostri padri politici, non li vogliamo seppellire nel tempio sacro degli ideali passati. Rimarranno per sempre per noi maestri, anche e soprattutto quelli locali, dove abbiamo imparato tanto. Certamente ci siamo voluti innovare e abbiamo veramente aperto a nuove realtà politiche emergenti e personalità della società civile. Pertanto, carissimi che siete in tanto, vi chiedo un voto per la democrazia contro le oligarchie e il possibile governo dei potenti, perché il voto della gente conti. Perché la politica sia sicura ma mite, capace di scegliere, di far partecipare, di far vincere non solo qualcuno, ma tutti. Un voto per la continuità, un voto per Pinussia, sindaco infermiere, un voto per la lista numero 2, trasparenza e partecipazione. Grazie. Va bene, Francesco. Allora, tocca a Peppe Caristo. Buonasera a tutti, ci stiamo avviando alla campagna, alla chiusura della campagna elettorale e quindi, come dire, è tempo un po' analizzato, riflettuto e penso che questa campagna elettorale è una di quelle che non la dimenticherò mai, nel senso che è diversa dalle altre. È stata da una parte una campagna elettorale bella, tranquilla, dove siamo riusciti a comporre una lista, una squadra, dove sono sicuro che riusciremo a completare e continuare la buona attività amministrativa. E un'altra delle cose buone che mi rimarrà è una squadra, siamo riusciti a fare una squadra che mi ricorda
tanto la squadra che eravamo nel 2013. Una squadra del 2013 che ci ha permesso subito a metterci al lavoro e a risolvere le tante problematiche che avevano lasciato le amministrazioni precedenti. Non posso mai ricordare l'entusiasmo che c'era in quella squadra, composta da 7 persone, 6, è una squadra che il primo atto del Consiglio Comunale è stato quello di revocare il dissesto finanziario, revocare la delibera che era stato dichiarato il dissesto finanziario. E tutti gli assessori eravamo entusiasti di quell'atto amministrativo, anche del capogruppo. Il capogruppo che era il capo politico di noi, noi eravamo quelli che riuscivamo a gestire meglio la cosa pubblica, e in Consiglio Comunale il dottore Tedesco aveva il ruolo politico, e ricordo bene le parole, gli interventi che rivolgeva alla minoranza, dove elogiava il lavoro fatto da noi, diceva: ragazzi con abnegazione, ragazzi laboriosi, ragazzi che hanno imparato a fare politica e a gestire la cosa pubblica, e lui era orgoglioso. Abbiamo fatto tante di quelle programmazioni dove noi in Consiglio Comunale eravamo una cosa unica. Il secondo atto è stato quello della revoca della delibera della concessione della fascia a mare. Il dottore Tedesco forse mi parlava dello sviluppo della fascia a mare, forse dimentica che noi nel 2013 abbiamo revocato quell'atto in cui i colleghi suoi, che ora sono insieme, che dicono a tutti i cittadini che la squadra che può governare questo paese sono i compagni di viaggio che volevano concedere la fascia a mare. E lui, ricordo gli interventi in Consiglio Comunale, li chiamava e li definiva persone di pochezza politica e amministrativa. E noi eravamo, come dire, tenaci per continuare quel programma che avevamo elaborato in quella campagna elettorale, e così via. Potrei continuare per ore. Noi in questi 4 anni, ne voglio dire solo un altro: appena insediati il comune era bloccato, non riusciva ad approvare i bilanci dal 2010. Noi ci siamo insediati nel 2013, ci siamo messi a lavorare tutti insieme, non c'era distinzione tra assessori e consiglieri e dipendenti comunali, perché un grazie e un grande lavoro è stato fatto anche dai dipendenti comunali, altrimenti non potevamo raggiungere questo obiettivo e questi traguardi che oggi sono sotto gli occhi di tutti. Abbiamo lavorato notte e giorno, significa che non abbiamo dormito per 3 giorni e 3 notti, e abbiamo approvato in Consiglio Comunale i bilanci di 3 annualità. E il dottore Tedesco era orgoglioso, diceva: noi stiamo riprendendo le sorti di questo paese. E così via, per 4 anni, 4 anni e mezzo, il consigliere Tedesco, che mo parla non so cosa sarà successo, ma fino a qualche mese fa lui in Consiglio Comunale era a fianco a noi, elogiava il nostro operato, condannava l'operato di tutti questi anni dei suoi compagni di viaggio, perché i suoi compagni di viaggio in questi anni hanno portato il comune, nel comune di Guardavalle, per 2 volte i commissari, e la principale colpa è inutile che il consigliere Purri viene a parlare di scarsa attività amministrativa, di uffici chiusi, di cerchi magici. La principale responsabilità è proprio del consigliere Purri, in quanto ancora oggi candidato, del gruppo che fa parte a Nicolino Montepaone, e noi ci troviamo che Toto Tedesco, dove per 30 anni ha ripetuto sempre le stesse cose, dice che sono delle persone che possono dare una svolta a questo paese. Quindi qualcosa sarà successo. Io non lo so, me lo chiedo da mesi, cosa sarà potuto succedere nella testa di Toto Tedesco.
perché non potevo pensare che l'orgoglio di una persona, la testardaggine potesse arrivare a questo punto. Lui ha sempre parlato di arbusti, di foresta, ma alla fin fine mi sa che non ha capito qual era il ragionamento. Lui, nella sezione del nostro partito, e quindi molte persone che sono qua lo possono testimoniare, in consiglio comunale, lui si vantava che era riuscito a formare un gruppo di persone, di giovani amministratori, che potevano tranquillamente fare i sindaci. Quindi non avevamo la problematica che il sindaco doveva essere per forza lui, o io o nessuno. E a Ianasca, e su Newmedia, a Mini con la gente. Quello è questo che è successo nelle teste di tutti. E ogni volta che c'è un'elezione, gli scatta questo meccanismo, e o è lui. E no a questi ragionamenti, caro Dote, perché in parte ce l'hai insegnato tu, non ci stiamo. Perché noi vogliamo il bene del paese. E il candidato a sindaco deve essere la persona che in qualche modo rientra nei criteri, nei parametri che possono governare meglio questo paese. E vi dicevo, non voglio toccare l'intervento del candidato a consigliere Toto Purri, che ormai ripete da anni la solita lettura delle cose, soltanto che questa volta si è dimenticato una cosa, caro Toto, tu lo sai che ti voglio bene al di là dell'aspetto politico, ti sei dimenticato del viaggio del tuo amico che arriva a Guardavalle e dice che trovi il paese sporco e dice che siamo andati indietro di 5 anni, questo te lo sei dimenticato questa volta, altrimenti i tuoi discorsi si ripetono ormai da anni, diventa una costante. E quindi non voglio cadere nelle provocazioni degli incarichi, dei lavori fatti all'ultimo momento, della programmazione, perché tutti voi avete tutti sotto gli occhi quello che è stato fatto da questa amministrazione. E poi vi dicevo, dall'altra parte c'ho questo rammarico, questa cosa che non sicuramente la ricorderò a vita, di questa campagna elettorale dove noi qua ci troviamo un consigliere comunale che è stato presente nei consigli comunali forse per più di 30 anni ed è stato sempre dall'altra parte da dove si è candidato quest'anno, questa volta. E quindi in qualche modo dovete concedermelo, per me è un'anomalia, è un qualcosa che non è, come dire, non è facile da digerire, perché ti vengono i dubbi, ti viene lo sconforto e ti chiedi cosa sarà successo dopo tutti questi anni a ritrovarti dall'altra parte un candidato a sindaco che per 30 anni è stato dalla tua parte. Però mi sono fatto una ragione per dirvi che forse una persona arriva a un certo punto e si smarrisce, perde quelli che sono gli ideali, la storia, la sua storia, e quindi alla fin fine bisogna accettarlo e andare ognuno per la propria strada. Io non so, cioè voi dopo questi 2 mesi che idee vi siete fatte, ma io penso che dovrete analizzare bene quello che è successo in questi 5 anni. In questi 5 anni avete avuto un'amministrazione che è stata laboriosa, si è prodigata a risolvere le tante problematiche che le altre amministrazioni hanno lasciato, e non può passare nell'ultimo mese quello che si sta dicendo negli interventi di quelli che compongono l'altra lista. E quindi è giusto che voi dovete prendere atto di questa lista, una lista composta da persone che hanno lo stesso modo di ragionare. Noi sembra che ci conosciamo da qualche mese con molti di loro, e sempre loro parlano di quello che abbiamo fatto noi, sono a conoscenza di quello che è successo in questi 5 anni e hanno la capacità e la volontà e la voglia di continuare nei prossimi 5 anni con una, come dire, con una semplicità, con un modo di vedere le cose. E quindi una lista capace di dare risposte e di capire quelli che sono le vere problematiche, le vere esigenze di questa comunità.
Io voglio dare più spazio al sindaco perché ritengo che debba esprimere quello che pensa, quello che gli è stato successo in questi 5 anni, quello che gli è capitato in questi 5 anni, perché sono stati 5 anni di fatica, perché mentre noi pensavamo a risollevare le sorti di questo paese, dall'altra parte c'era soltanto ostruzionismo. Parlavano ogni volta che noi chiudevamo una problematica, ve ne dico soltanto, noi quando siamo arrivati in comune abbiamo trovato 140 fascicoli che il commissario liquidatore pensava che fossero debiti, c'era stata una confusione, non si capiva debiti fuori bilancio, partite, me ne ricordo una che eravamo in giunta e c'era una cartella rossa di un esproprio che parlava segnato 143.000 euro, al che abbiamo preso le carte, alla fine erano 143.000 euro, e il commissario liquidatore aggiungeva, faceva note là. Infatti quando siamo arrivati al comune si parlava di 9 milioni di debiti, 5 milioni di debiti, insomma si parlava di cifre senza essere supportate da nessuna documentazione. E una delle tante, dei tanti cose che ci siamo, come dire, un po' orgogliosi, è quello che siamo stati l'unico comune che è riuscito a cacciare dalle stanze comunali, uso questo termine, me lo perdonerete, ma perché c'è voluta fatica, non ci credeva nemmeno il commissario liquidatore, a togliere il commissario liquidatore, quindi la gestione di una persona terza dal comune. Noi siamo riusciti a far rientrare la gestione nelle mani delle persone che i cittadini di Guardavalla avevano votato per governare questo paese. E sapete cosa diceva la minoranza? No, il commissario liquidatore è un mio amico di Catanzaro, diceva Nicolino Montepone. Lui dice che ci sono 9 milioni di debiti. E mentre noi risolvevamo le pratiche in consiglio comunale, loro votavano contrario perché dice no, il commissario liquidatore dice che ci sono debiti. Non andavo nel merito della problematica. E quindi il sindaco è giusto che deve esprimere quello che è passato in questi anni. Perché mentre noi lavoravamo, il sindaco aveva un ruolo più a 360 gradi. Il sindaco doveva andare a difendersi nelle aule di tribunale. Perché vi assicuro che quanto denuncia abbiamo ricevuto, o principalmente ha ricevuto il sindaco in questi anni, non si è visto mai nella sorta, nelle varie legislature di questo comune. Il sindaco, se non era tenace, ha ricevuto denunce che rischiava di perdere anche il posto di lavoro. Quindi noi abbiamo trovato delle persone, e voglio ripetere questa parola che me l'ha ripetuta e me l'ha insegnata il consigliere, il candidato a sindaco dell'altra lista, che lui ormai abbiamo affrontato consiglieri di minoranza, permettetemi il termine se dovesse offendere qualcuno, ma lo devo dire perché la verità è quello che penso, di una pochezza politica e amministrativa tale che non si era visto mai. E aggiungo un'altra cosa: oltre alla pochezza politica e amministrativa, si è visto una pochezza in questa campagna elettorale anche culturale. Mi spiegate voi cittadini che significa, andate a vedere gli interventi della lista numero 1, che significa candidata a sindaco infermiere, dall'altra parte candidata a sindaco dottore. Questa è una dimostrazione che c'è scarsa capacità politica, amministrativa e culturale. E i cittadini di Guardavalle non meritano questo, meritano persone che sono all'altezza della situazione, persone capaci di governare ed affrontare i problemi con tranquillità, serietà e anche con difficoltà, perché vi assicuro che quello che dice il consigliere Purri, che noi ci siamo chiusi nelle stanze senza chiudere a chiave mai una porta, perché bisogna lavorare quando si va in comune, devi risolvere le problematiche, e se non ti siedi anche sulla sedia e sulla scrivania, tante cose non riesci a risolverle. Forse questo intendeva il consigliere Purri, che noi ci siamo chiusi nelle stanze per governare, amministrare, programmare e gestire questo comune in modo chiaro, trasparente e senza nessun imbroglio. Io non lo so se le altre amministrazioni del passato sono riuscite a fare questo. Io parlo in modo tranquillo, non ho difficoltà a dirlo ad alta voce, in pubblico, noi siamo riusciti a farlo.
Noi, al di là degli incarichi, noi non abbiamo dato incarichi, noi abbiamo osservato quello che sono le regole del comune, abbiamo utilizzato quello che è un regolamento di trasparenza e vi assicuro che in comune gli uffici tecnici stanno attenti affinché uno non abbia un incarico più degli altri, cercano di rispettare il principio di rotazione. Caro Toto Porre, tu sei cosa, non sa manco dove stanno in casa, lo posso gridare ad alta voce. Quindi cari cittadini, vi dico di stare attenti, l'ho ribadito la volta scorsa, è importante come votare e utilizzare il voto, perché questa volta è importantissimo. Noi abbiamo l'esigenza, affinché dimostriamo quello che siamo capaci a fare, di governare altri 5 anni, perché abbia programmato tante di quelle cose che, se non ci saremo noi, si ritornerà appunto da capo. Quindi vi chiediamo la fiducia, vi chiediamo il voto affinché possiamo sviluppare e completare il programma dei 5 anni passati, quello che abbiamo realizzato, perché molta parte è la continuazione dei 5 anni, e dare finalmente risposte a quello che questo paese, questa collettività, questi cittadini meritano. Vi ringrazio e scusate se l'ho fatto prima. Tocca a me. Grazie a tutti voi, grazie a voi cittadini. Dovrò dire anch'io qualcosa, mi perdonerete, ma è doveroso. Allora, intanto sono felice di vedere tantissima gente ad ascoltarci, nonostante l'ora sia un po' tarda, a sostenerci con tutto il vostro calore che anche sapete trasmettere dentro di noi. Di discorsi, promesse e quant'altro ne avete sentiti tanti in questi ultimi mesi e soprattutto nelle ultime settimane ed anche stasera da parte del candidato a sindaco, che ha detto un sacco di corbellerie e di bugie. Forse sono quelle strategie che lui ha utilizzato in tutti questi anni, nonostante era con noi, e anche i suoi nuovi amici. Guardate, è un momento storico della nostra comunità, un momento storico dove voi sarete vigili e decisi per dare una svolta apicale a Guardavalle. Avvertiamo infatti anche il calore e la vicinanza di tutti i paesi del comprensorio, che vanno da Santa Caterina a Soerato e a Monasterace, che fanno il tifo per noi, per la nostra lista, e sono pronti a festeggiare insieme a noi. Naturalmente l'aria che si respira è buona, ma bisogna continuare, soprattutto in questi 2 giorni, a far sentire la nostra voce in mezzo alla gente e gridare al mondo intero che Guardavalle è una comunità interessata alla vita politica e che esprimerà domenica con il proprio voto il dissenso a chi in questi anni ha dato un marchio negativo nella nostra comunità, con 2 consecutivi commissariamenti, uno per infiltrazione mafiosa e un'altra per incapacità amministrativa. Ma non è neanche questo incapacità amministrativa, perché l'architetto tedesco è stato costretto a dimettersi, perché accanto all'architetto tedesco c'era Burri. E lo conosciamo tutti, Burri, amministrativamente chi è. Gli aveva anche detto all'architetto tedesco: vattene per 3 mesi che vi gestisco io il comune. E l'architetto tedesco ha fatto bene, è rimasto là, ha visto che non c'erano più le condizioni per governare e si è dimesso. A chi pensa di sfruttare la gente per i propri tornaconti, non interessandosi degli ideali di gente comune che ha una dignità e non può essere messa sotto i piedi. Adesso è arrivato il momento di far capire a tutti che certa gente è meglio che se ne stia a casa per sempre, permettendo
alla nostra lista era questo candidato a sindaco, una continuità amministrativa che non si è mai verificata e siamo sicuri che è arrivata la volta buona, perché la vostra maturità va rispettata e voi lo farete con una straordinaria partecipazione e consenso. Sarete protagonisti insieme a noi a mandare in pensione tutti questi personaggi che hanno fatto purtroppo la storia politica a discapito di tutti noi cittadini di Guardavalle. Abbiamo assistito ad una composizione anomala di personaggi che hanno fatto in tutti questi anni il bello ed il cattivo tempo, pensando ed agendo sempre per interessi personali e di carriera, dimenticandosi invece quali erano le esigenze della nostra comunità e gli obiettivi che bisognava raggiungere. È stata una campagna elettorale caratterizzata da uscite fuori luogo da parte di candidati della lista avversaria, con denigrazioni ed affermazioni insensate, alcune esternazioni del candidato a sindaco Tedesco e del candidato avvocato forestiero sconosciuto potevano essere evitate. Denigrare ed attaccare un sindaco su valori importanti che vanno dal valore della famiglia alla propria professione credo che rappresenti il massimo, e vorrei chiedere a tutte e due se esiste una laurea in sindaco. Esiste? Il sindaco deve essere per forza laureato? E dove è scritto? Perché pensate che il laureato sia più intelligente di chi non è laureato? Non mi pare che i fatti si sono dimostrati tali. Io voglio mandare un messaggio a chi ha pensato di attaccarmi personalmente non avendo argomentazioni politiche per farlo. L'infermiere è colui che deve sorridere anche quando sente le lacrime di dolore che scavano dentro. Non lo so se mai qualche sindaco ha avuto un comportamento tale nei confronti di ricchi o poveri, di belli o brutti, di disabili, di laureati o senza titolo. Di una cosa sono convinto, che i miei sentimenti e la mia passione non le cambierei mai con quelle di persone laureate come voi. Mai! Un forestiero avvocato, anche sconosciuto, che si permette di dare giudizi ad una persona che neanche conosce, né a livello personale, né familiare, forse i suoi parenti, né amministrativo. Credo che prima si dovrebbe documentare e poi, se ha delle motivazioni serie, esternare quello che lui ha già affermato. Era più indicato che lui parlasse di programmi ed obiettivi da raggiungere, che a questo punto credo che non ne abbiano. Forse ho capito il perché della sua ascesa politica a Guardavalle. Sicuramente non è quella del bene comune, perché poiché parlano soltanto di me e della mia professione, provano contro di me una forma di astio. Perché, mi chiedo? L'avvocato sconosciuto aveva difeso, dovete sapere, aveva difeso una famiglia del luogo per dei risarcimenti danni. Dopo il percorso legale ed amministrativo, questo soggetto pretendeva dai cittadini di Guardavalle, ente comune, di essere pagato con una parcella non indifferente, che nemmeno Taormina, l'avvocato di Berlusconi, avrebbe sognato di chiedere. Siccome, caro sconosciuto, i 1740 cittadini di Guardavalle che mi hanno votato 5 anni fa dovevano essere tutelati, abbiamo contestato attraverso l'avvocato dell'ente tale vergognosa quota, da qui ha avuto inizio questo odio viscerale di questo sconosciuto nei miei confronti. Infatti mi ha mandato a dire che
perché non mi dovevo permettere di andare a sindacare sulla sua parcella. Avete capito? Se sono inadeguato, perché ho fatto questo? Sono felice di essere inadeguato, perché ho tutelato i diritti di tutti voi. Ho sentito Tedesco che diceva che ho detto un sacco di corbellerie. Io che mi sono rifiutato di fare un confronto con lui, intanto era un confronto pilotato da parte di Tittino Lanciano, che sicuramente non è un nostro tifoso. E poi il signor mi ha mandato un messaggio il venerdì dicendo facciamo questo incontro domenica alle 17:30 nella sala consigliare, porta tutto e io vi intervisto. Si fanno così gli accordi per essere un confronto con il sindaco? Io gli ho detto, io sono pronto a fare il confronto, perché non ho nulla di aver paura del candidato a sindaco dell'Altrista, perché io ho i contenuti, lui non ha nulla, e lo avete sentito stasera, di contenuti, di programmi non ha detto nulla. Si è attaccato sugli specchi, come ha detto Peppe, si è attaccato sugli specchi, non sa cosa dire, non hanno... Io gli ho detto, facciamolo il confronto pubblico, ma in piazza, davanti a tutti, pronto a farlo. Non mi pare che mi è arrivata risposta. Mi ha chiamato pure De Leonio, perché il giorno 7 volevano un confronto, cioè televisivo a De Leonio. O lo faccio qua, o lo faccio là. Non sono l'onnipotente che possa essere in diversi posti. Quindi Tedesco, io non ho paura di te o del tuo confronto. Sono disponibile a farlo quando vuoi, però devi avere anche concretezza. Che stasera concretezza non ne hai avuta. Non hai avuto nulla. Hai parlato della piazza. Della piazza cosa? Della piazza siamo stati noi, perché se non c'eravamo noi, quando abbiamo votato sulla delibera 7 a 6, gli altri si sono astenuti e hanno votato contro, 7 di noi, 6 di loro, 8, vabbè, 7, comunque, uno in più. E a proposito di uno in più, guardate, vi faccio una cronistoria, quando è stato sindaco il dottore Tedesco, ha mandato via tutti. Ha mandato via nel 2006, c'era con noi Rifondazione Comunista, c'erano due assessori, ce n'erano quattro gli amici di Rifondazione Comunista. Sì. È riuscito a mandarli via e abbiamo tirato tutto quel periodo amministrativo sempre con un uomo in più. E se uno aveva un mal di pancia qualche volta e non si presentava al comune, ci andavamo tutti a casa, e l'abbiamo sempre sostenuto, nonostante le sue idee cervellotiche, perché è così. Nel 2006, per poter vincere, perché ci poteva perdere, naturalmente lui si è sempre autosponsorizzato a fare il sindaco, sempre, qua ci sono tanti compagni che lo possono testimoniare, è riuscito a portarsi con sé il gruppo di Guardavalle Domani, là c'è Pierluigi che lo può confermare, ma il suo pensiero era quello, dobbiamo vincere, poi mandare a casa, li ha mandati a casa pure a loro. Nel 2011 c'era il gruppo dei... aiutami, dei progressisti. Quando abbiamo fatto la riunione là nella sezione, il gruppo dei progressisti si erano distaccati dal PD, gli avevano detto tu il sindaco non lo devi fare, basta con... gliel'hanno detto in faccia, lui integerrimo si è candidato di nuovo a sindaco e abbiamo perso le elezioni, perché il gruppo dei progressisti, molto probabilmente era un bel gruppo, che erano dei nostri, non l'hanno votato, non l'hanno sostenuto e abbiamo perso. Ma anche qua, nel 2011, quando lui ha insistito a essere candidato, il partito, l'ho detto nell'intervista, non è quello che dice lui, qua ci sono una ventina di che fanno parte del PD, si potrebbe alzare e dire è vero quello che stai dicendo sindaco, lui è un bugiardo perché nel 2011... a noi della giunta, Gino, Pasquale, quelli che c'eravamo, si sponsorizzava. Dice, mi dovete votare, è giusto che un sindaco deve avere continuità, perché le cose si vedono a distanza dei 5 anni. E quindi noi l'abbiamo sponsorizzato. Non si sapeva dall'altra parte chi era il candidato a sindaco. Poi è uscito fuori l'architetto Tedesco, e le sue battute fuori luogo ne fa sempre, dice potevo mentire una pietra, tanto cominciamo con 300-400 voti di scarto, abbiamo perso per 37,
per la bravura dell'architetto tedesco. È venuto nella sezione, eravamo 50-60 persone, ha chiesto scusa. Se sbaglio, rimproveratemi, Peppe, tu sei il nostro anziano, no? Mi dispiace che non c'è Alfredo Lancellotti. È venuto nella sezione, dice, guardate, non si aspettava che l'architetto a distanza di un anno si dimetteva. Dice, io ho sbagliato, io faccio il mea culpa, abbiamo perso per me, dice, farò l'uomo politico. Sono cresciuti tutti questi ragazzi, puntiamo su di loro. Quindi, perché pensava, l'architetto tedesco durava 5 anni, dice, io a 5 anni ormai una certa età, è giusto poi pensare. Quando poi è caduto l'architetto tedesco, si è dimesso, è venuto in sezione, dice, io ci ho riflettuto, vengono nello studio, non faccio i nomi, questi mi hanno detto che devo essere candidato io, ci vuole l'esperienza. Il partito, un partito serio, è composto da tutti, tu sei da solo. Gli ha detto, basta, adesso è ora di puntare sui giovani. C'era il discorso Peppe Caristo Pinussia. Peppe Caristo ha fatto un passo indietro, dice, lo deve fare Pino. Poi tutti quanti si è deciso in democrazia, non che ho imposto io di fare il sindaco, perché io neanche ci pensavo di un giorno di diventare sindaco, e forse neanche mio padre, capito? Non ci pensavamo nessuno. Quando è venuto fuori il mio nome, non vi dico quello che ha fatto questo personaggio. Ci ha convocati a casa di Alfredo Lancellotti, assessori e segretario. Anche là ha insistito, il sindaco lo devo fare io, non c'è nessuno che lo può fare, io sono il migliore, io sono il Maradona. Ecco quelle cose su Facebook, perché l'ha dette. Io sono il Maradona della politica, io sono qua, io sono là. Alfredo Lancellotti gli ha detto, non hai capito nulla, il partito ha deciso, lo farà Pinussia. Non si è fermato qua. Ennesima riunione nella sezione sul corso nel negozio adibito di Lele Campagna. Là eravamo 6-7 persone. Discussione e tutto il resto. Terminiamo la discussione e ce ne andiamo nella pizzeria accanto. Me ne ha detti di tutti i colori. Lo dovevo prendere a calci. Lo dovevo prendere a calci. Io mi sono alzato, me ne sono andato, gli ho detto non voglio fare il sindaco, fallo di nuovo tu. Il partito mi è stato vicino. Lui ancora ha insistito. Ma il partito ha scelto me. Lui è andato dal segretario e dice con Pinussia perderemo. Abbiamo vinto con 1000 voti. Questo è Toto Tedesco, un falso, un bugiardo, un bugiardo. E qua ci sono tutti i compagni che hanno 70, 70 anni, 60 anni ed hanno sempre condiviso tutto quello che si è stato fatto in sezione. Comunque, glielo dovevo dire. Ma ora ritorno al mio discorso, non volevo intervenire su questo, perché volevo fare un discorso molto diverso, però quando ti tira ne è lunga. Ma ora, in chiusura di questa campagna elettorale, io, noi, candidati, ci accorgiamo sempre di più di aver assunto una grossa responsabilità, ovvero quello di continuare a lavorare per il bene di questo paese, della nostra Guardavalle. Dico continuare perché con la nostra legislatura passata si è lavorato in questo senso, riportando il Paese alla dignità di amministrazione. Però oggi ritengo di dover fare una precisazione importante, da non sottovalutare. La vostra responsabilità di cittadini elettori non è da meno della mia. Siete voi che alla fine dovete mettere la vostra firma. Siete voi che con il voto andrete ad esprimere e decidere il futuro di questo Paese. È naturale che la domanda che vi fate, quella che vi farebbe chiunque, è perché questi vogliono rimanere ad amministrare? Che cosa c'è dietro questo desiderio? Ed io vi dico cosa c'è. Amici, dietro di noi c'è una grande signora. Dietro di noi c'è la coscienza che si ribella. Si ribella ad ogni sopruso e governo che non fa e che non sa fare. Dietro di noi ci sono il dissenso, nonché le proposte dei cittadini attivi, informati, quelli che amano virtù che oggi sono sempre più rare. Dietro di noi c'è l'idea di continuare un nuovo modo di essere e di esistere che sia all'insegna della correttezza. Questo perché noi sappiamo cosa abbiamo trovato quando abbiamo cominciato questa avventura 5 anni fa e sappiamo quanto abbiamo dovuto faticare per rimettere in sesto una macchina amministrativa che non funzionava più. Noi ora vogliamo continuare su questa strada,
Abbiamo un obbligo morale verso i cittadini, e non dico solo nei confronti di chi ha sostenuto, ma nei confronti di tutti. Ho detto cosa vogliamo, uso il plurale, in quanto ciò che faremo non solo rispecchia la condivisione di un gruppo, nonché di una coalizione di cui faccio parte, ma rappresento anche voi. L'appartenenza ad un gruppo è ciò che ci ha distinto. Un gruppo di amici che hanno governato con tante difficoltà, che hanno saputo affrontare quotidianamente ogni problema, dal più semplice come poteva essere la semplice perdita di acqua, alle tante problematiche tecnico-finanziarie che ogni giorno abbiamo dovuto affrontare. La coesione ci ha distinto e la coesione e la condivisione ci distingueranno. Questo è già stato rilevato anche in seno all'ultimo Consiglio Comunale, quando ogni consigliere ha salutato la squadra, Antonio Scoleri ed Elisa Salerno, che non ne faranno più parte, ed hanno augurato un buon lavoro per la campagna elettorale a noi nuovi. Su questa piccola differenza bisogna riflettere. Oggi una squadra deve essere legata da un unico filo, che vede come necessari non solo il legame di affetto e amicizia, ma anche di missione, e gli uni non sono meno necessari degli altri. E bisogna guardare anche la composizione delle liste per capire quali rapporti tra i componenti sono più stabili. Hanno creato una lista di nomi che sulla carta viene definita una corazzata, ma come ho detto prima, anche le corazzate vengono distrutte. La stabilità sta dove c'è la coesione come sistema, non dove c'è la coesione del momento, cioè dove c'è un gruppo che si è costituito senza avere un programma realmente condiviso, un gruppo di persone che fino a poco tempo fa è stato in guerra. Siamo un piccolo paese e ci conosciamo tutti, quindi io posso solo invitare alla riflessione. I fatti sono conosciuti da tutti e pertanto possono essere valutati da tutti. Io ritengo non ci si possa riporre la fiducia in chi non ha la stabilità nei rapporti interpersonali, perché ciò che si è si riflette su ciò che si fa. Non voglio aggiungere altro se non invitarvi a riflettere allora quali le intenzioni, quali gli obiettivi. Li posso sintetizzare, ma non ho tempo, iniziando soltanto a dirvi della priorità che desidero riepilogare con un'unica frase. Vogliamo continuare, se lo condividerete, a dare sviluppo a Guardavalle. Vi invito a leggere il nostro programma che è qua, in cui sono raccolti tutti i nostri progetti e le nostre idee per la nostra Guardavalle. Tutti dobbiamo contribuire ad un paese più giusto, più trasparente, ove vi siano regole da rispettare. Un'amministrazione che affronti un nuovo rapporto con il cittadino, dimostrando di iniziare a mettere in atto le prime prove tecniche per una democrazia partecipativa vista dal basso. Quindi i nuovi criteri di gestione ed autonomia dei quartieri e delle periferie, anche per mezzo delle consulte, come aveva detto Paolo Squillacioni, per lo sviluppo e la tutela del cittadino. Chi più ha bisogno, maggior aiuto avrà. Concludo, amici, con cittadini, tutto quanto da me espresso nell'intenzione e negli obiettivi ha un profondo significato ultimo. Vuol dire operare per il bene di tutti, perché gli altri siamo noi. Però, per realizzare tutto quanto da me espresso, occorre un garante, e noi lo abbiamo nella correttezza, nell'onestà, nella competenza professionale e politica. Prima di lasciarvi con l'invito a scegliere secondo coscienza, mi corre l'obbligo di ringraziare tutti quei cittadini liberi che hanno sottoscritto la lista, che ci sostiene, nonché tutti gli amici che da settimane corrono a destra e sinistra per la buona riuscita di questa campagna elettorale. Il nostro programma elettorale ci ha contraddistinti e vi assicuro che è stato apprezzato anche da persone più scettiche. Il mio compito sarà non indifferente, ma vi assicuro che farò del mio meglio, perché io amo questo paese. Grazie a tutti.